Grazie. Io direi che come introduzione, che leggerei come un augurio per la serata, non poteva andarci meglio, nel senso che proprio ci ha dato la spinta a curare il tempo che abbiamo di fronte come percorso di formazione e di informazione su quello, il contesto in cui viviamo. Malgrado il setting in qualche modo ci renda parecchio lontani, io spero che questa serata possa essere anche partecipata e possa farci uscire, come accade nei processi di formazione veri, un po' cambiati, se non altro dalle cose che potremmo dirci questa sera. E rispetto ai relatori è un augurio che si fonda, che è fondato. Devo subito segnalare purtroppo che Elena Granata del Politecnico di Milano, che era stata chiamata per parlarci del caso Lombardo, quindi della problematica legata cemento e criminalità, in particolare rispetto all'influenza della 'ndrangheta, la febbre è molto alta da ieri e sperava fino a stamattina di riuscire a venire, ma è stata impossibilitata. E, peraltro dalla Lombardia c'è arrivata la notizia di questa sentenza della Cassazione che proprio pochi giorni fa ha statuito definitivamente a livello processuale l'indagine di Infinito, quindi l'esistenza in Lombardia di una strutturazione della 'ndrangheta molto organizzata, molto penetrante, molto in grado di intessere relazioni e interessi all'interno dell'economia regionale. E, vi presento immediatamente allora i relatori che ci accompagneranno questa sera, Laura Fregolent, che è intanto appunto via via che interverrà. Dico solo due cose rispetto a questa sera. Cemento e criminalità. Allora, proviamo a intenderci sui termini. Quando parliamo di criminalità non vorrei che parlassimo, che intendessimo solo la criminalità organizzata legate alle mafie storiche. Parliamo in generale di criminalità economica. Non sfugge a nessuno il fatto che questa iniziativa temporalmente si colloca dentro un turbine che sta sconvolgendo la nostra regione. Una cosa che francamente molti di noi si aspettavano, ma viverla e verificarla nei termini in cui si sta svolgendo, in cui sta emergendo, ovviamente ci provoca dello smarrimento, ci provoca dell'indignazione, ci provoca, insomma, ci costringe a rimettere a puntino le nostre strumentazioni di analisi e cercare di veramente di capire che cosa è successo in questi anni e che cosa in qualche modo ci si apra di fronte. E quindi la questione del cemento. Perché la questione del cemento? Perché è stata un settore trainante dell'economia regionale, ma globale in realtà, attraverso diverse sfaccettature che non riguardano solo il ciclo materiale del cemento e dei manufatti che andavano a costruire, ma con tutta la nuvola di interessi finanziari che questo comporta. Per cui l'attenzione a decriptare, descrivere, analizzare il fenomeno della criminalità attraverso le politiche. Quindi cercando di uscire dalle dimensioni metaforiche di una criminalità che avanza, di una criminalità che colonizza, di una criminalità che entra nei nostri territori, entrare in maniera un po' più analitica nelle politiche concrete e quello che alle politiche accade nel momento in cui sono condizionati, se non guidati, come stiamo vedendo, da interessi francamente criminali. Questo è un po' il compito non banale che ci poniamo questa sera. E a Laura aspetta un compito non male, che è quello un po' di inquadrare questi temi partendo probabilmente da quello che sta accadendo a Venezia in questi giorni, oltre a un'esperienza che abbiamo fatto come osservatorio, che è quello di analizzare le dinamiche del Veneto orientale, che è un'altra area molto sensibile e molto difficile, in cui abbiamo riscontrato delle dinamiche
francamente inquietanti, e il tipo di ricadute territoriali che queste dinamiche hanno avuto.